Noi andremo a studiare per adesso i circuiti in corrente continua. Vediamo come è definito un circuito in corrente continua. Per l'esattezza, stiamo parlando di quello che prende il nome di regime stazionario, cioè un circuito in corrente continua si dice che funziona in regime stazionario. Questo significa che tutte le tensioni V e tutte le correnti I nel circuito sono di valore costante. Cioè non cambiano nel tempo. Questo vuol dire che nel nostro circuito si sono esauriti tutti i transitori. Sono terminate tutte quelle fasi in cui le grandezze, tensioni e correnti variano, variazioni di solito determinate da cambiamenti all'interno del circuito, come può essere aprire e chiudere un interruttore, azionare delle manovre, inserire o disinserire degli utilizzatori, eccetera. Ovviamente. L'altro aspetto fondamentale affinché il regime sia stazionario, quindi i circuiti siano in corrente continua, è che i generatori presenti di tensione e di corrente siano a loro volta in corrente continua. Quindi aggiungiamo anche. Generatori di tensione e di corrente costante. Quindi queste sono le condizioni che noi ipotizziamo soddisfatte affinché i nostri circuiti siano in corrente continua. In questo caso, se noi consideriamo un singolo bipolo, corrente e tensione, ipotizziamo un bipolo passivo, quindi la convenzione dei segni per i bipoli passivi con il più della tensione dove entra la corrente, avremo che I e V sono completamente identificati se ne conosciamo il valore, quindi per la corrente valore costante quindi il valore numerico deve essere noto e deve essere noto anche ho stabilito nel circuito il verso della corrente. Per quanto riguarda la tensione, il valore anch'esso è costante nel tempo e sono stati stabiliti i segni più e meno nel circuito. Quindi tutte le tensioni e tutte le correnti hanno valore costante e segno o verso prestabilito, identificato nel circuito. Qua abbiamo parlato di bipoli passivi, ma la stessa cosa vale per il generatore di tensione e per il generatore di corrente. In questo caso la convenzione sui segni dei generatori è opposta, ma la stessa cosa, le stesse considerazioni facciamo per le tensioni del generatore e per la corrente del generatore, quindi valori costanti versi o segni del
stabiliti.